Allora, dal videoblog Antonio Corte si invita quest'altro miserabile alla singolar tenzone. I commenti? Commenti presenti? Antonio Corte, che lo ha visto? Medaglietta numero 50-103/04 RGNR, microchip numero 24-76-80/04 RG GIP. Se lo avvistate, telefonate qui 02 72 002 977, cellulare 347 938 4680. Risponde la padrona del cane, no? Il tio Tresconi, il risorto, ha detto che uccide la figlia di Baby Boom Bert. Ma forse voleva dire la mamma, la nonna, la zia, la cugina, la sorella, le amichette. Fanno una confusione. Oggi finalmente, dice, perché è bella procursa, no? Oggi finalmente, dice, ho visto da vicino una portinaia coi coglioni, la regina semiabbronzata della Milano Italia Canaglia. In Italia gli extrafetenti li sistemano, li usano, quelli che arrivano con buone intenzioni, si sa, no? Purtroppo è così, purtroppo è così, finché ci saranno la sindaca Stellare, i due menga presidenti. Solo l'Italia ne ha due di menga presidenti. Se rimpallano le responsabilità, valgono meno di zero. E poi, almeno teoricamente parlando, sono agli antipodi. Compromesso storico, storico, però per ora la ditta, appunto, dice, commentate a voce i video, dice, sono più belle, solo dice che bisogna farlo in due o più parti, vabbè, se fa quel che si può, dice, poi magari ne facciamo uno più curato, almeno nelle immagini, vabbè. Anche Benedetto XVI è sbarcato su YouTube. Su YouTube, su YouTube, più balconi hanno e più ne vogliono, sono insaziabili, culto della personalità, paranoia, megalomania, predicano bene e razzolano male, dicono in Italia. Il video dell'Antonio, del Corte Antonio, una stellina. L'avrà posata lo stesso Corte Antonio, il lungo, il corto e il conio. Ai tempi del Corte Antonio, dicevo, ai tempi del Corte Antonio, ancora la sacra notazione Pacquolia dormiva nelle segrete. Il primo ad ispirarsi e ad usare l'atto impuro del Corte Antonio fu il Barioli Enrico, l'ultimo dei tutori conosciuti. E un asino di uno, la DJ possiede più materiale di tutti, alcune cose non le dà. Il Celestino Marzocchi Galbo è fenomenale, c'è una paginetta che è una meraviglia. Lui, per rubare 2.000 euro circa, ne avranno spesi almeno 200.000 o 2 milioni. Beh, dice, tanto sono soldi dei contribuenti
senza scienza né coscienza, meno che chiaviche. Caspife. Fece, è il vomitino del civar di Stefano Maria Pia. Ma è maschio o femmina questo? Lì il jeep non c'è. Nell'82-18-05 il jeep non c'è. Fa tutto il PM. Promemoria. 22 marzo. A Cecilia Vassena. Quello dite, no? E notizia dal forum degli eroi. Oh! C'è il 3R dur di trenne, che dice? Non me ne fotte una capocchia di sto bel paio di coglioni di Antonio Corte o di Iva Zanicchi, testa di minchia, vecchia e uccido ta figlia. Non me ne fotte una capocchia di sto bel paio di coglioni di Antonio Corte o di Iva Zanicchi, testa di minchia, vecchia e uccido tua figlia. Io... Se fossi l'onnipotente Corte Antonio lo fulminerei. Se fossi la gorgheggiante Iva Zanicchi, gli dedicherei la riva bianca e la riva nera. Signor Capitano, con la stessa metrica, canzone per Paloma Rossa, presidente Cane. Canzone per Paloma Ross, presidente Cane, copyright 2004. Canzone per Paloma Ross, o forse no. Canzone per Natalie Ball, o forse no. Signor presidente, come si sta quando chi ha vinto sempre non vince più? Su con la vita, non si butti giù, ascolti le parole di questa song. Dimmi, un po' elettore, di dove sei? Non sono di un paese vicino a lei, però diversi sono i nostri cuori, il suo è nero come la pece. Cambi colore alla sua bandiera, l'azzurro lasci a chi sa volare. Tu, ma tu chi sei? Non sei dei miei? Signora Presidente, io sono io non appartengo che a me e ai miei. Lungi da me le guide, i pecorai. Signora Presidente, la colpa è sua, l'ha fregata la sua millanteria, i suoi deliri, la vigliaccheria, la cupidigia. Che dolore vederla cane. Io mi chiamo io e le do battaglia, ma lei non pugna, codardo scappa via. Signora Presidente, io devo andare. Mi dispiace proprio, ma devo andare. Il posto mio è lì, dove c'è il blu, in quel colore che ha tradito ormai. Tutto è finito, alte la barriera, lei il ramo secco, io appena nato. Non dica niente, non dica niente, o piange nella sera la vecchia donna e la maledirà. Non dica niente, o ride a crepapelle la grande falce e la benedirà. Signor Presidente, io devo andare, meglio nei pensieri, Paloma Rossa. Signor Presidente, io devo andare, meglio negli occhi, la capacatò. Ecco, l'ho infilata con la mezza che fa le che se non ti la sente. Dice, voi non mi nominate mai. Ecco, invece sì. Certo che nominiamo. Oh, come no? 10:05, in the round.